Dopo la delibera di giunta, seguita da quella del Consiglio Comunale, ecco il primo affidamento del verde pubblico a singoli cittadini, commercianti e professionisti. Si parte da Piazza Vanvitelli, dove stamattina è stata consegnata l'area verde proprio al centro della piazza ad uno storico fioraio della zona che se ne prenderà direttamente cura. Un'esperienza che parte un po' da lontano, c'è un processo di sensibilizzazione dei commercianti, dei cittadini, delle associazioni, non soltanto di Piazza Vanvitelli, da dove cominciamo, ma anche di altri luoghi della municipalità Renella Vomero. Vuole essere un monito a tutti quanti per dire che il bene comune è di tutti e quindi con la partecipazione di tutti può essere migliorato e restituito alla città. Cittadini ed associazioni dunque sono ora in movimento per partecipare al recupero di giardini ed aiuole per sentirsi protagonisti della tutela del verde. Mi sento molto soddisfatto perché le aiuole hanno un'importanza enorme per la città e avere questi spazi verdi curati è una cosa importante. L'appello era partito dal quotidiano Il Mattino ed il risultato ora è una convenzione scaricabile dal sito internet del Comune di Napoli, grazie alla quale pezzi di città potranno quindi essere adottati da cittadini ed associazioni che ne faranno richiesta per essere fatti rifiorire. È una forma di collaborazione tra cittadini e istituzioni per rendere sempre più bella questa città. E qui è importante perché si sviluppa una partecipazione di tutti gli esercizi commerciali. Quando c'è l'intervento diretto dei cittadini è evidente che sono loro stessi i migliori guardiani del territorio. La tutela del verde nella città deve essere a cura del comune, quindi i grandi parchi e le aree verdi attrezzate nella città vanno organizzate. Nel 2012 faremo un grande investimento nel bilancio di previsione del 2012 per rilanciare il verde della città.